La mia avventura proprio parte da un messaggio di felicità. Io ho compreso in questa esperienza mistica che ho avuto nella mia infanzia, la persona che mi si è presentata davanti, anzi che mi ha preso in braccio e che poi mi ha posto in terra dopo avermi baciato sui capelli, ha esordito dicendomi proprio questo: sono venuta a insegnarvi la via della felicità sulla terra. Queste le prime parole di questa donna meravigliosa che ha voluto accompagnarmi dai 7 anni fino ai 16. Ma queste erano le parole, ma dietro le parole c'è stata una comunicazione molto profonda attraverso la quale io ho capito che cosa voleva dire la via della felicità sulla terra. E questa è stata la cosa più interessante. Essere noi stessi, la via della felicità sulla terra passa dall'essere noi stessi e dal scegliere di amare. Ma mentre io vi dico due parole di essere se stessi, in quella comunicazione c'era la rivelazione del valore dell'essere umano, di ogni essere umano, il valore della nostra diversità, cioè che siamo unici, ognuno di noi è unico, e proprio perché è unico ha qualcosa da offrire a tutti gli altri, la sua unicità, la sua originalità. E la sostanza dell'amore è proprio dare all'altro, anche riceverlo, quello che è solo nostro, noi stessi, noi stessi. Ecco, io ho capito, per dire, la meraviglia dell'essere al mondo, la meraviglia di essere qui, c'è nella nostra unicità, nella nostra diversità l'uno dall'altro, che è la possibilità di scambiarci veramente l'amore, che è dare all'altro quello che l'altro non ha, noi stessi, c'è la nostra originalità. Ecco. E ho capito che senza capire questa cosa meravigliosa della nostra unicità e della nostra diversità da tutti gli altri, come elemento dove si può, dove nasce l'amore, dove è possibile vivere la donazione d'amore, non riusciamo a valorizzare la nostra esistenza, non riusciamo ad essere felici. Solo partendo di qui possiamo essere felici, perché capiamo l'importanza che abbiamo nell'essere qui. Quindi essere se stessi è la prima cosa, il primo, a me non piace parlare di dovere, ma insomma è la prima opportunità che abbiamo, la prima opportunità che abbiamo per essere felici, essere noi stessi. E per far felici gli altri e per trasformare il mondo. E poi scegliere di amare. Anche questo, quello che ho capito, è scegliere di amare. Ho capito che la scelta ha un valore immenso, cioè è l'espressione della nostra sovranità ed è collegata all'essere noi stessi, come unicità, proprio perché siamo degli unici, anche autosufficienti. Dobbiamo scegliere di amare per mettere in atto un mondo di amore, un universo di amore. Quindi la scelta dell'amore è una scelta. L'essere noi stessi è una nostra caratteristica, è una nostra possibilità, una nostra caratteristica che non dipende da noi. L'amare è una nostra scelta, dipende solo da noi. E se noi incominciamo ad amare, diventiamo divini. Incominciamo quel processo, appunto, che noi non abbiamo altre parole che definirlo così, divini. Cioè portiamo in noi, attorno a noi, nel mondo, quella qualità che abbiamo attribuito a Dio, ma che certamente è la sua, ma può essere anche la nostra. E siamo qui perché diventi anche la nostra. Ecco, questo è quello che ho capito a 7 anni,
in questo incontro meraviglioso con questa donna chiamata Maria e che mi ha dato una visuale sul divino, su lei e su noi, estremamente straordinaria e abbastanza diversa da quello che si comprende usualmente.